Cucchi dice no, non mi va, mi sporco le mani e quant'altro, quindi dice vabbè, mo facciamo le foto, le impronte le prendiamo dopo. Si portano alla macchina del fotosegnalamento delle foto, sì. Cominciano ad avere un battibecco, a insultarsi e quant'altro. Cucchi quindi fa finta di dargli uno schiaffo, quindi si alzano i toni della voce, si alzano i toni della da voce parte di tutti e due, più si insultano e si mettono a gridare in piazza. Successivamente, quando uscivano, hanno avuto di nuovo un battibecco e si insultavano Cucchi con Di Bernardo. Quindi Cucchi avrà insultato Di Bernardo, si è girato Di Bernardo e gli ha dato uno schiaffo. Mentre gli ha dato uno schiaffo, ha detto oh, ma che cazzo state facendo? Quello si è alzato, gli ha dato un calcio col punto del piede, quindi ha spinto Cucchi a terra, io ho spinto Di Bernardo, mentre spingevo Di Bernardo, perché questa è un'azione combinata in pochi attimi. In pochi attimi, perfetto. Ok. Mentre Cucchi è caduto a terra di gluteo, è caduto così, ha dato la testa, D'Alessandro gli ha dato un calcio in testa, in faccia, non so dove. Non c'è più. No, io avevo spinto Di Bernardo, nel momento in cui gli stava dando un altro calcio, io spingo pure D'Alessandro. E gli dico dovete stare lontani, non vi dovete perfetto. Avvicinare più. Oh. Questo processo è stato caratterizzato dal mutamento di strategia di uno degli imputati, tedesco, perché un imputato che decide di cambiare strategia processuale, di cambiare atteggiamento, nel corso del dibattimento viene qua, alza la mano e dice al proprio giudice sono qua per fare le mie dichiarazioni, per dare il mio contributo probatorio. Tedesco, prima di venire qui davanti a voi, è passato per l'ufficio del pubblico ministero. Francesco Tedesco è stato un attore perfetto davanti a voi, perfetto, perfetto. Con questa recita, con questa ambaradan, si guadagna l'assoluzione. Ma perché dopo 9 anni ha deciso di raccontare tutto? Mi sono trovato in una morsa che non ne potevo più uscire. Cioè, se l'avessi detto dopo, sarei stato io contro il mondo, contro tutti, vari eventi. Poi la procura ha cominciato a focalizzarsi su quello che era successo, a non sentirmi più solo. Secondo la difesa, quindi, Francesco Tedesco è un testimone interessato e la sua confessione è stata preparata. Ma insiste il pubblico ministero e sostiene che, seppur vero che Tedesco ha parlato solo dopo 9 lunghi anni, in realtà già nell'immediatezza dei fatti aveva lasciato delle tracce. E perché? Proprio per paura che i suoi superiori, e in particolare Roberto Mandolini, stendessero il velo del silenzio sul pestaggio. E questo avvenne quando, andando in tribunale per motivi di servizio, aveva scoperto che la situazione era precipitata. Dopo che ci fu dopo tutto quello che vi ho raccontato, io venni in tribunale, incontrai un poliziotto, un collega della polizia penitenziaria, lo vidi con la faccia molto provata, molto stava male, detto, scusa un attimo, non avevo confidenza, però ci conoscevamo di vista. Sai che cosa è successo, mi fa a me? No, dico, che è successo? Che avete arrestato una settimana prima è morto. E di che è morto? No, non lo so, e lo vidi molto, non lo vidi, provato. E a questo punto Tedesco va in panico, e c'è da capire che va in panico, perché? Perché lui, sì, aveva soccorso Cucchi, aveva telefonato e avvisato il maresciallo Mandolini, però aveva anche capito che evidentemente di tutto quello che aveva detto lui non era rimasta nessuna traccia, e soprattutto non c'era niente di scritto. Quindi io entrai in caserma e l'unica persona con cui io mi potevo confidare era l'appuntato Nicolardi. Quindi, Nicolardi, mi scusi, era più esperto di lei, aveva una maggiore anzianità. Nicolardi era un appuntato anziano. Quindi io chiamai Nicolardi e gli dissi, Vincenzo, ci dobbiamo vedere, ti devo dire una cosa. Quindi non era in E io gli spiegai i fatti, gli dissi, guarda che quella sera al fotosegnalamento è successo questo e quant'altro. Lui mi disse a me, fai una relazione di servizio, una notazione, mettila agli atti. E Nicolardi che fa?
fa quello che qualsiasi collega esperto, non solo fra i carabinieri, consiglierebbe a uno che si trova nella situazione di Tedesco. Cioè gli dice, mettilo per iscritto. Presi il mio computer e la feci nella camera dove dormivo, compilai questa relazione di servizio, raccontando quello che era successo nei minimi particolari. Ha scritto dell'aggressione a cui aveva assistito agli anni di Cucchi? Sì, ho scritto dell'aggressione. Ha scritto di aver informato il comandante di stazione? Sì. Lei ha fatto due originali o ha fatto un originale e poi ha fatto una copia? E una finiva all'autorità giudiziaria? Sì. Mandolini avrebbe dovuto controfirmare e mandarne uno alla procura perché era notizia di reato e uno inserirlo nelle annotazioni. Nei giorni successivi, credo che sia stato il 27, andai a vedere questo registro e mi accorsi che c'era quello che avevo protocollato io era cancellato con due righe. Questa scrittura era cancellata con due righe e che mancavano i fogli, mancava il foglio che doveva tornare indietro per essere protocollato. E quindi Tedesco che dice? Dice, io ho visto che è scomparsa questa annotazione, è stata cancellata e ho iniziato ad avere paura. Paura a dir poco, io sono andato proprio in panico perché comunque mi sono reso conto che mi è stata fatta sparire, che ho denunciato, non ho visto comunque riscontri perché l'avrei saputo. Quindi ero proprio solo davanti a tutti. Voi non potete credere all'esistenza di quella annotazione, non potete crederci. Quella notazione, perché per 8 anni, se fosse esistita, non pensare di farne una copia, non tenerla, voglio dire, preservata, un atto così importante, soprattutto a distanza di qualche giorno, quando aveva scoperto che quella notazione non c'era più. Fra le varie cose che, come dire, le hanno fatto capire che non si era messo in una bella situazione, c'è stata anche qualche ulteriore evento? Sì, allora, in quei giorni io assistetti, a parte che vedevo un movimento in caserma abbastanza inconsueto, chiamate di superiori e quant'altro, io fermai Mandolini negli uffici, non ricordo nel suo ufficio, e dissi, maresciallo, ma ora se dobbiamo dare conto, se dobbiamo essere chiamati e quant'altro, come ci dobbiamo comportare? Quindi mi disse Mandolini, tu non ti devi preoccupare, tu devi dire che stava bene, tu... E le parole che poi disse dopo mi minacciò e mi disse, se vuoi la linea dell'arma, se vuoi continuare a fare il carabiniere. Quindi scusi, non la linea della stazione Appia, la linea dell'arma. Sì. Secondo Tedesco, quindi, dopo i fatti accaduti nella stazione Appia, tutti sanno del pestaggio, ma tutti temono che potrebbe essere lui e proprio lui a tradire e a parlare. Tant'è che persino quando era in ferie, Tedesco racconta di aver ricevuto pressioni. Allora, una sera io quando ero in ferie mi trovo a casa, sul letto, e venni chiamato da Alessandro e di Bernardo che erano in caserma. All'inizio la chiamata fu per dire come stai, come non stai e quant'altro. Successivamente mi dico su quello che hai visto e mi raccomando a te, occhio. E poi mi ricordo che da Alessandro disse di essere passato dalla caserma cancellare, non so cosa ha fatto al registro Spis. Vuole iniziare a dirci cosa ricorda? Allora, era di mattina e ricevo una telefonata dal comandante del reparto operativo, sì. Il quale mi invita a rimanere in ufficio perché di lì a poco sarebbe venuto il capitano testa armata ad acquisire degli atti e mi presentarono il registro dei fotosegnalamenti. Vi era un rigo completamente sbianchettato con sovrascritte le generalità di un cittadino straniero, Misik Zoran. In quel caso, visto la vicenda di Stefano Cucchi, che proprio quel giorno era stato arrestato, dissi richiede un approfondimento, una perizia per verificare cosa ci sia scritto sotto. Secondo me una copia di quel registro era sufficiente a consentire un accertamento successivo. Quindi il tema è il seguente, vi è un registro sbianchettato e bisogna dimostrare con certezza che sotto ci sia il nome di Stefano Cucchi.
e quindi non è sufficiente la copia, ma è necessario l'originale. Ma nonostante il parere contrario, come abbiamo sentito, del tenente colonnello Grimanti, al pubblico ministero viene inviata la copia, nella speranza, secondo l'accusa, di insabbiare ancora una volta il caso Cucchi. Lei sa che poi quest'atto è stato acquisito in originale? Sì. Sa per quale ragione? No. È stato acquisito in originale perché già la fotocopia si capiva che qualcosa non quadrava. Nel momento in cui mi è stato consegnato, io l'ho messo in controluce e sotto ho letto chiaramente Stefano Cucchi. Prendetelo quel registro, fate così, magari sotto una luce, e vedrete che sotto Missy, nella parte relativa al cognome e il nome, c'è scritto Cucchi Stefano, non fotosegnalato in quanto inveiva contro gli operanti. Non fotosegnalato in quanto inveiva contro gli operanti, non è un caso che quella è proprio la parte che si legge meno, perché quella era proprio la parte da cancellare, perché quella è la causale del pestaggio, quello è il motivo per cui l'hanno picchiato. Ma come spesso succede, una volta scoperchiato il vaso di Pandora, tutto viene rimesso in discussione e anche chi non aveva parlato prima ora decide di parlare, come l'ex moglie di uno dei carabinieri imputati, Raffaele D'Alessandro. Mi dispiace che avrei voluto parlare prima, ma ho 3 bambini. Ho dovuto dare spiegazioni a mio figlio, quello più grande. Grande, ha solo 9 anni. Ha sentito il telegiornale anche lui quando hanno detto il suo nome. Io purtroppo il padre anni fa ha fatto qualcosa di sbagliato e adesso dovrà pagarne le conseguenze che non si sa quali saranno. Buongiorno, si accomodi. Allora, lei è in rapporti di coniugio con uno degli imputati, se non sbaglio. Con chi? D'Alessandro Raffaele. Allora, l'attuale situazione qual è? Voi siete separati? Divorziati. Siete anche divorziati? Sì. Vabbè. Buongiorno, signora. Buongiorno. Vorrei sapere se ha mai saputo che e quando, in caso di risposta affermativa, che D'Alessandro Raffaele aveva partecipato all'arresto di Stefano Cucchi. Cioè, lui praticamente mi disse, c'ero pure io lì, e quante gliene abbiamo date, in dialetto. Quante gliene abbiamo date? Sì. Detto in dialetto, lo può ripetere, qual è la frase esatta? Quante sono ammarata. A Cucchi. Ricorda se D'Alessandro ha utilizzato anche un'espressione particolare alla persona di Stefano Cucchi, come lo definiva? Mi disse che era solo un drogato di merda. Ha spiegato quali sono state le modalità del pestaggio? Io ho solo il ricordo di un gesto che lui ne racconto, di un calcio. Fece il gesto così, raccontandolo. Questo calcio, ricorda se ha prodotto una conseguenza nel suo racconto? Ovviamente è una caduta. Una cosa le è rimasta impressa del racconto del pestaggio che fa D'Alessandro Raffaele, e cioè un violento calcio subito da Stefano Cucchi che provoca una caduta. 10 settembre 2015, e alle ore 17:26 riceve una telefonata da D'Alessandro. L'hai raccontato a tanta gente di quello che hai fatto. L'hai raccontato a tanta gente. Ma che ci ha fatto? Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto io? Ma cosa ho fatto? Che ho avuto a che fare con quella persona? Ma cosa? Ma dimmi cosa? Che cosa ti ho detto? Vabbè, raccontate. We'll be right back.
Sì, una sera nella sua macchina mi raccontò dell'arresto e del pestaggio. Ricorda se definiva Stefano Cucchi in un modo particolare? Un drogato di merda. Era un drogato di merda che pesava solo 40 kg. Sì, e tu l'hai pestato, gli hai rotto due vertebre e l'hai preso a calcio in faccia, però. Che come lo raccontava Alessandro? Questo? Con molta fierezza. Lo raccontavamo spavalderia e fierezza. Purtroppo sì. Lo raccontava quasi vantandosene. Forse si sentiva intoccabile, quindi ha voluto raccontare quella vicenda così, divertito. Anna Carina è una donna astuta, è astuta e ha anche delle mire. Vuole togliere la potestà genitoriale all'ex marito sui due figli, quella è la verità. Quale migliore occasione è questa? Accusare l'ex marito di un fatto così infamante. Ma vi pare possibile che Raffaele D'Alessandro, come dice la Carina, un soggetto che non è imputato, che in quel momento vede che sono imputati gli agenti di polizia penitenziaria, va a destra e a manca a dire a tutti che lui ha partecipato e che lui l'ha picchiato insieme agli altri. Ma vi pare incredibile tutto questo? Ma che c'è uno che c'era da ridere? In un fatto, se fosse stato vero non ci sarebbe stato niente da ridere. Ma è incredibile questo racconto. Raffaele D'Alessandro non ha mai raccontato a nessuno, né tantomeno ad Anna Carina, un fatto del genere, perché Raffaele non ha picchiato Stefano Cucchi. Ma il pubblico ministero insiste nel voler dimostrare che una parte dell'arma dei carabinieri tentò in tutti i modi di depistare le indagini, come è successo quando il maresciallo Roberto Mandolini, oggi imputato di falso e calunnia, si era recato nell'ufficio di un suo superiore, il comandante Mastronardi, dalla stazione di Tor Vergata, per chiedere consiglio e aiuto in merito ai fatti accaduti, e cioè Riccardo Casamassima e Maria Rosati. Che cosa dicono Casamassima e Rosati? Perché sono importanti? Beh, entrambi raccontano un episodio che si sarebbe verificato in un giorno di ottobre 2009. Nell'ottobre del 2009, il maresciallo Mandolini una mattina si è presentato in caserma. Lui è arrivato, il saluto diciamo è stato abbastanza veloce, c'è stata la confidenza dove appunto diceva che era successo un casino perché un ragazzo era stato menato dai carabinieri. Chi si riferiva? I ragazzi, ai militari che avevano proceduto all'arresto, poi è andato nell'ufficio del comandante Mastronardi. Lei sa se quando poi è andato da Mastronardi c'era qualcun altro che ha assistito allo scambio di battute? Di quella mattina nell'ufficio, negli uffici di Tor Vergata, c'era anche la mia attuale compagna, Rosati Maria. Io mi trovavo di servizio interno al momento e mi ritrovavo lungo il corridoio dove era posizionata all'epoca una fotocopiatrice. E questa fotocopiatrice dava di fronte all'ufficio del cavaliere Mastronardi. E a noi risulta che lei è sottoposta a un'indagine che è collegata al processo che stiamo adesso celebrando. Quindi ha una veste che le consente di non rispondere alle domande. Vuole rispondere? Posso rispondere. All'epoca della vicenda Cucchi, della morte di Cucchi, lei ha avuto un incontro con Mandolini finalizzato o comunque nel corso del quale si è discusso del caso Cucchi? Si parlò, diciamo, a mo' di flash, pochissimi, qualche minuto, all'interno dell'ufficio. Il maresciallo chiedeva a Mastronardi che doveva assolutamente parlare con lui di una cosa. E disse, guarda, è successo un episodio sgradevole, brutto, e i miei ragazzi hanno massacrato un ragazzo che si chiama Cucchi. Ma vi pare possibile che in un fatto così grave, Mandolini, uno che già ha redatto un verbale in cui ha omesso, ha coperto, ha fatto, eccetera, entra in una caserma con le mani in testa e dice che hanno fatto i ragazzi? Ma vi pare possibile credere a tutto questo? Disse che Cucchi era stato pestato dai carabinieri di Mendelli. Nel modo più assoluto, l'ho dichiarato, l'ho ribattuto più volte anche davanti al pubblico ministero allorquando fui escusso. Se no non avrei fatto altro che trascinarlo davanti all'organo competente, alla magistratura.
L'ho detto e lo ripeterò finché a campo, perché questa è stata la scono. La partecipazione a questo incontro con Mandolini, nel quale incontro lei avrebbe ricevuto da Mandolini la ammissione del pestaggio. Conosce lei Casamassima e Rosati, che sono due carabinieri? Sì. Li conosce? Sì. Sono stati allora cominciamo. Casamassima quando lo ha conosciuto? Casamassima giunse alla stazione Tor Vergata, proveniente dalla stazione del Divino Amore nel 2008, a seguito di un fatto grave avvenuto all'interno della caserma del Divino Amore, cioè il pestaggio di un suo commilitone. Lui avrebbe pestato un suo commilitone? Sì, sì, sì. C'è pure documentazione sanitaria. Non fecero altro che trasferirmelo da un giorno all'altro. A Tor Vergata? Sì, per cercare di... Di inquadrarli? Di rinquadrarli. E lei ci è riuscito in quest'opera? Guardi, io le dico, è stato un compito molto, molto difficile, perché sono stati degli episodi, pure all'interno della caserma, che hanno creato dei grossi disagi. Uno come Casamassima, che per prova documentale che avete agli atti, ovunque andava a lavorare, litigava con qualcuno. E uno che fa passare un guaio a chiunque lo incontri nella vita. Uno contro l'altro armati. Ma in realtà, secondo il luogotenente Mastro Nardi, in quel famoso colloquio, il maresciallo Mandolini gli riferì quanto segue. A memoria di quello che si è detto... Tre cose semplicissime. Mi dissero che una volta che fece la perquisizione a casa dell'arrestato, la madre in particolare disse che non ci voleva avere a che fare. Poi, l'altro aspetto era quello della penitenziaria. Disse testualmente, dice, ci vogliono tirare per la giacca, ma noi non c'entriamo niente. Nel momento in cui lei viene rappresentato un fatto del genere, non chiede un qualcosa di più, ma perché tirano fuori, perché la polizia penitenziaria vi vuol tirare per la giacca, come si sono svolti i fatti, cioè ha la possibilità di sapere direttamente da chi... Non gliel'ho chiesto, avvocato. Non gliel'ha chiesto. La posizione del luogotenente Mastro Nardi, e cioè se mente oppure no, verrà chiarita nel processo sul depistaggio che partirà il prossimo 16 dicembre. Ma ritorniamo a noi e alla figura del maresciallo Mandolini, oggi sì imputato di questo processo. Il maresciallo Mandolini l'ha mai creato problemi? Ma guardi, creare problemi, io glielo spiegai a lei, che non, per sì, certi aspetti... Per capirci, spiega che hai perso sì, non chiedo scusa, chiedo scusa. Cioè non è che mi può fare la contestazione legale. Ma faccio io a lei. Ma ci allora, quindi, visto che prima abbiamo parlato dei rapporti tra lei e Casamassima, adesso parliamo dei Allora, il maresciallo Mandolini era un maresciallo, diciamo, molto volenteroso. L'unica pecca che aveva, che riferì pure a suo tempo, era quello un po' di esibizionismo, forse. Cioè, voleva un po' figurare questa punta di, diciamo, anomala. Senta, ma vorrei capire il senso di questa affermazione, perché lei oggi ha detto aveva un po' di mania di protagonismo e questa è una peculiarità. Però, ognuno ha le sue peculiarità, no? Anche in quest'aula c'è tanta gente che ha mania di protagonismo. Ma lei perché dice era un maresciallo che mi aveva creato qualche problema perché aveva mania di protagonismo? Il problema che l'aveva creato qual è? Questo che le ho detto. Quale? Cioè, se lui faceva l'arresto, magari voleva l'encomietto, queste cose qui, ma siamo a sto livello pubblico. Beh, ma glielo posso dire che per me era un problema. Ah, okay. Perché io ne ho fatte a migliaia, non, a me è una cosa che non mi, mi scivolava, cioè non mi interessava niente. Insomma, ci teneva a avere gli piace. Mi va benissimo questa risposta. Senta, le chiedo un'altra cosa. Lei ha detto che è il comandante di Tor Vergata. Sì. Io ho bisogno di fare questa domanda perché, anche per valutare l'attendibilità di una dichiarazione resa da Casamassima. Lei aveva rapporti col Policlinico? Certo. Quotidiani? Certo. Conosceva tutti? Penso proprio di sì. Sua figlia lavorava lì? Mia figlia lavora lì. Lavora tuttora lì? Sì. Se un ufficiale aveva bisogno di una visita, lei si metteva a disposizione per procurargliela? Guardi, non a disposizione. Io dove potevo interagire senza interferire sulle fasce altrui, se mi facevano la cortesia e potevo fare un piacere a una persona che stava male, non mi tiravo indietro. Non ho capito, che vuol dire senza quello che ho detto? Io penso di essere stato chiaro. Sono tante persone faccio, che si sentono male. Non mi va bene. Allora, Presidente, mi scusi. Allora, se veniva un po' per dire, e doveva fare che sia esso un carabiniere, un parente, quello che sia, e io potevo cercavo di aiutarlo. Il comandante di stazione ha pure questa peculiarità, è un padre di famiglia. Io gli ho fatto una domanda, io le ho risposto. Non sul povero Cristo, ma sugli ufficiali. No, sugli ufficiali, non è vero, assolutamente no, erano trattati alla stregua degli altri. Mm-hmm.
Il luogotenente Mastro Nardi è un uomo potente, era un uomo potente quando stava a Tor Vergata, perché sotto la competenza di Tor Vergata c'è il policlinico. E quindi il luogotenente Mastro Nardi era uno che poteva prenotare le visite degli ufficiali, dei familiari degli ufficiali, bastava che gli facevano la richiesta, lui gli faceva saltare la fila, faceva dei favori. Se uno ha un familiare che non sta bene, questi sono favori pure importanti. E da qui acquisiva potere. Esattamente cosa faceva? Cioè, se io chiamo il CUP a Tor Vergata, magari mi mettono... Ma io mica ero il CUP, pubblico ministero. Sì, ho capito, però voglio dire, adesso mi faccia capire cosa faceva, no? Ma che faceva? Presidente, però questo tono del test, anche perché forse non ha capito che ha l'obbligo di dire la verità. Ma io sto dicendo la verità, qualche volta è capitato che ha agevolato anche nei limiti del possibile, chiedendo la cortesia fuori orario alla persona. Un accertamento, mi fissano la visita a maggio. Lei all'epoca, no, se gliel'avessi chiesto, mi avrebbe consentito. No, e allora che faceva? Io non ho capito ancora. Chiedevo la cortesia. Ma che cortesia chiedeva? Chiedevo la cortesia se poteva, in fuori orario, concedere qualcosa, visita, niente di che, la visita. Va bene. Pubblico ministero è tutta l'Italia. Vabbè, vabbè, vabbè. Certo, certo. Che scopriamo l'arcano. Ed è come tutta l'Italia. Scopriamo l'arcano oggi. No, tutta l'Italia è così. E che scopriamo l'arcano. E quindi è vero. È vero che era uno potente perché c'era il policlinico. Ecco perché Mandolini va da lui. Se uno volesse fare una sintesi del depistaggio relativo alla morte di Stefano Cucchi, dovrebbe distinguere due momenti. Il primo inizia nella stazione Appia tra il 15 e il 16 ottobre e finisce subito dopo la morte di Stefano Cucchi. E in questa fase il dominus assoluto è il maresciallo Mandolini, poi però la morte di Stefano Cucchi, ma soprattutto l'eco mediatica che ne seguì, cambiò tutto e il depistaggio fu gestito, come vedremo, a livelli più alti e più raffinati. Quindi, secondo la tesi accusatoria, l'eco mediatica che la morte di Stefano Cucchi aveva scatenato portò una parte dell'arma non a fare chiarezza, ma a confondere sempre più le acque, come è accaduto con Gianluca Colicchio e Francesco Di Sano, i carabinieri che ebbero in custodia Cucchi nella stazione di Tor Sapienza durante la notte dopo l'arresto e che di quella notte avevano fatto una relazione di servizio. Le è stato chiesto in merito a questa vicenda di redigere un'annotazione di servizio? Sì. Presidente, io chiedo di poter esibire il test. È un'annotazione del 26 ottobre 2009, ore 40. Cui scrive che Cucchi dichiarava di avere forti dolori al capo, giramenti di testa, tremore e di soffrire di epilessia. Sì. Quindi conferma. Sì. Quella è la sua firma. Sì. Allora, gliene esibisco un'altra. Stessa data, stessa ora. In questa seconda annotazione Cucchi non ha più forti dolori al capo, giramenti di testa e tremore. Il malessere generale verosimilmente attribuito al suo stato di tossicodipendenza. La firma è sua? La riconosce? Sì, in entrambe la riconosco. Ed è da qui che si inizia surrettiziamente a introdurre un concetto, cioè che Stefano Cucchi era tossicodipendente. Non è vero. Avete mai sentito parlare della vicenda Cucchi? Sì, tutti. Avete mai pensato che fosse un tossicodipendente in fase avanzata? Tutti. Io sì. Quando ero a Reggio verificata la vicenda. L'abbiamo pensato tutti perché questa verità è stata spacciata a tutto il paese. E Cucchi diventa un tossicodipendente in giorni. Andava a correre tutti i giorni, andava in palestra 3 giorni alla settimana, praticava la box in modo quasi ossessivo. Perché? Praticare la box per lui era un modo per non stare al tappeto, per riprendersi in mano la vita. Quindi questo era Stefano Cucchi nella serata del 15 ottobre 2009. Un ragazzo che stava bene. Il viso completamente pieno di segni, di lividi, aveva un occhio fuori dalle orbite, aveva la mascella visibilmente rotta, da solo non se le ha fatte quelle cose, qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare. Questa intervista fatta da questa ragazza che non conosceva nessuno di Ferio, perché? C'è un motivo, perché lo stesso giorno, non nello stesso periodo, lo stesso giorno di quell'intervista di Ilaria Cucchi, 4 carabinieri della compagnia trionfale di Roma vengono arrestati per estorsione
ai danni di Piero Marrazzo, che era il governatore della regione. Il governatore del Lazio, Piero Marrazzo, si è autosospeso dopo lo scandalo dei suoi incontri compromettenti filmati da quattro carabinieri che lo hanno poi ricattato. E quindi il comando gruppo, comandato dal colonnello Casarsa, che era al vertice di tutti i reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri di Roma, in quel momento era al centro di uno scandalo piuttosto imbarazzante e non ci si poteva permettere un altro scandalo. Mi è stato detto, scoppiò il caso Marrazzo. All'epoca l'Arma dei Carabinieri non aveva esitato, vi ripeto, esitato nemmeno a sospendere questi carabinieri del caso Marrazzo. Per quale motivo l'Arma dei Carabinieri poi avrebbe fatto tutta quella serie di atti, a partire da Mandolini, a finire poi a generali e quant'altro, per coprire due semplici carabinieri? Io questo interrogativo me lo sono posto, voglio dire, me lo sono posto e ve lo pongo. Non c'è ragione. Qui nessuno sta, perlomeno non noi, si sogna di negare che Cucchi sia stato malmenato. Nessuno si sogna di negarlo. Ma il processo non è finalizzato a stabilire questo. Il processo è finalizzato a stabilire se, in ragione di quelle percosse, Cucchi è morto. Perché vedete, se per caso fosse morto, la inadeguatezza delle cure prestategli in omicidio preterintenzionale, perché sarebbe stato interrotto il nesso di causalità. Questo è il tema fondamentale del processo, perché secondo l'accusa la morte di Stefano Cucchi è da ricondursi al pestaggio subito. Secondo la difesa, invece, tra la morte e le percosse non vi è alcun collegamento. Su questo tema si sono cimentati nel corso degli anni 5 collegi peritali e numerose udienze del processo, ma noi vi riportiamo esclusivamente e in estrema sintesi la posizione prima dell'accusa e poi della difesa. All'autopsia viene trovata una vescica con 1400 cc, ma soprattutto una vescica che, se si vede alle immagini, arriva quasi all'ombelicale trasversa, a questa linea ombelicale trasversa dell'addome. È una vescica estremamente dilatata. Ora, perché questa si è dilatata? Perché queste condizioni? Le cause possono essere: abbiamo un catetere bloccato, un catetere inginocchiato, un catetere mal posizionato. Sicuro è che non c'è un rilievo di questa diuresi nell'ultimo giorno del paziente. L'ipotesi è che questa vescica non drenata, perché non drenata, si dilata progressivamente a punto tale da portare disritmie cardiache e addirittura asistolia, quindi morte. Stefano Cucchi non è morto per via delle lesioni, è morto perché un infermiere ha dimenticato di controllargli il catetere. Di solito, se un catetere non drena e il medico è distratto, il paziente richiama l'attenzione, urla, dice sto male, mi fa male. Nel caso di Stefano Cucchi questo non è accaduto. Perché? Per la frattura della vertebra sacrale, che gli toglieva sensibilità alla vescica. Un paziente trattato anche con vescica neurologica non va incontro a morte. Assolutamente, non può avere questi problemi cardiovascolari. Quando Stefano Cucchi va al Fate Bene Fratelli e dichiara di non poter urinare, un medico gli inserisce il catetere. Signori giudici, in quel momento c'è lo svuotamento della vescica. In quel momento viene eliminato il rischio potenzialmente legato alla frattura di S4. Stefano, quando è arrivato in Albertini, sicuramente anche il giorno prima, due giorni prima, aveva un peso reale di circa 43 kg. Questa condizione è assimilabile ad una anoressia di moderata gravità. Quello che non può nascondersi è l'azotemia, ed è schizzata a 180, che è più di tre volte tanto in tre giorni. Questo avviene nella pratica clinica soltanto quando c'è una condizione importante, un aumento importante ulteriore del catabolismo delle proteine, cioè l'organismo diventa autofagico, mangia se stesso. Quindi, secondo la difesa, Stefano Cucchi si sarebbe lasciato morire
e il rifiuto del cibo, dell'acqua e delle cure su un fisico già provato ne avrebbero causato l'arresto cardiaco. E anche se su queste perizie c'è stato uno scontro molto acceso in aula, vi devo ricordare che in realtà la Corte è il perito dei periti e quindi a lei e solo a lei toccherà stabilire se Stefano Cucchi è morto a causa delle percosse subite. Passiamo ora ad ascoltare però le richieste. Reato di cui è il capo A. Il reato di cui è il capo A, cioè l'omicidio per intenzionale, questo ufficio chiederà, adesso spieghiamo in che termini, la condanna di Bernardo Alessio e di Alessandro Raffaele. E la pena giusta per quello che ha subito Stefano Cucchi non può essere 8 anni di reclusione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici. Con una preghiera laica, diciamo, dopo un processo vero, e non kafkiano, per fortuna, il pubblico ministero chiede esplicitamente, fermamente alla Corte di applicare una pena non esemplare, perché non è il nostro costume e non è da paese civile chiedere pena esemplare, ma una pena giusta. Mi è corso un brivido per la schiena quando vi ha chiesto una sentenza giusta. Voi direte, ma è impazzito l'avvocato Naso? Signori, la giustizia è un concetto soggettivo. Quel che per me è giusto, forse per voi non lo è. Nelle aule di giustizia non si perseguono sentenze giuste, si perseguono sentenze legittime. Cosa da sentenza giusta? E allora per noi la pena giusta sono 8 anni di reclusione per il maresciallo Mandolini e 3 anni e 6 mesi per Tedesco, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di Mandolini e l'interdizione temporanea per Tedesco. Alle 8:30 devo far portare Cucchi in tribunale per partecipare all'udienza di convalida. Tutti se ne dovevano accorgere del pestaggio. E il suo collega pubblico ministero? E la sua collega giudice? Che facevano? Se c'erano, dormivano? E a lei sta bene che costoro, se c'erano, dormivano? Non ha nulla da dire in relazione a questo? È il fustigatore dei costumi degli altri, dei carabinieri. Vuole essere creduto? Mandi gli atti a Perugia! Se no, non le credo! Come non le credo? Perché non c'era niente di così grave di cui accorgersi. E sapete, signori del giudici laici, perché non c'era niente di così grave? Lo sapete perché? Perché quel che è avvenuto a povero Stefano Cucchi purtroppo avviene molto più frequentemente di quanto voi possiate immaginare. Ma se avviene in danno, per esempio, di un Casa Monica, non gliene frega niente a nessuno! Perché i Casa Monica sono sporchi, brutti e cattivi, per definizione! E soltanto per Cucchi, perché c'è stata questa mobilitazione mediatica, allora... ci si vuole lavare la coscienza. Non va bene così, non va bene. Io credo che il maresciallo Mandolini debba essere assolto dai fatti che gli sono stati contestati, perché i fatti non sussistono. Proprio perché i fatti non sussistono, linea subordinata perché non costituiscono reato. Il pubblico ministero vi ha chiesto 18 anni per Raffaele D'Alessandro, vi ha chiesto 18 anni per Alessio Di Bernardo e ve l'ha fatta passare come una richiesta giusta. Non è così, non è così, è una richiesta abnorme, ingiusta, assai ingiusta. Io credo che Raffaele D'Alessandro non ha messo un dito addosso a Stefano Cucchi.
Perché che Raffaele D'Alessandro abbia fatto lo dice solo Francesco Tedesco. Ma abbiamo capito che Tedesco è uno che arriva nel 2017-18 a fare dichiarazioni in questo processo. Il processo esiste dal 2015 e in questi 3 anni Tedesco si è difeso da imputato, ha nominato i consulenti tecnici, i consulenti medico-legali insieme agli altri suoi compagni, ha partecipato alle riunioni attivamente, poi senza mai dare un cenno, ma uno così non si sarebbe dato da fare per difendersi. Voi non dovete credere a Tedesco, perché la sua è una recita, è interessato all'esito del giudizio, si è guadagnato una richiesta di assoluzione. Una richiesta di assoluzione. Cioè Tedesco all'orizzonte aveva una richiesta di 18 anni, così come gli altri due. Vi chiedo, come già detto, l'assoluzione in via principale. In via subordinata vi chiedo di derubricarlo in lesioni, perché sono quelle che, voglio dire, sono sicuramente un momento autonomo e staccato rispetto all'evento morte nella causalità. E in conclusione chiedo che questa Corte voglia assolvere Alessio Di Bernardo per non aver commesso il fatto, perché i fatti non sussistono o quantomeno non costituiscono reato. In ulteriore subordine, previa derubricazione del reato di omicidio preterintenzionale, nel reato di lesioni personali, applicare la pena base del minimo edittale con ogni beneficio di legge. Grazie. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Roma dichiara Di Bernardo Alessio e D'Alessandro Raffaele responsabili del delitto ora scritto al capo A, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, condanna ciascuno alla pena di anni 12 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Assolve Tedesco Francesco dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto. Dichiara Tedesco Francesco e Mandolini Roberto responsabili del delitto loro ascritto al capo C, condanna in Tedesco alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, il Mandolini alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione. Dichiara Mandolini Roberto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5. L'udienza è tolta. Quindi, secondo la Corte d'Assise di Roma, Stefano Cucchi è morto a causa